Eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di A Casa di Ludo. Oggi abbiamo un professore dell'Istituto Alberghiero, Nicola Malafronte, benvenuto. Grazie, grazie Ludovica. Che cosa preparerai per noi? Beh, è un po' lo specchio della mia terra, oggi i profumi della penisola sorrentina. Pasta e fagioli con le cozze e il tarallo di Agerola, un prodotto molto particolare. Benissimo, invernale diciamo, anche Sì, perché stiamo per affrontare. autunno-inverno. Perfetto, perfetto. Vedo dietro di me anche due ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Sono due tuoi alunni? I nostri pupilli. Diciamo che è un po' la punta di diamante la formazione dei nostri ragazzi, quindi loro rappresentano oggi la nostra scuola, la Vado a nostra bella conoscerli un scuola. attimo, ti lascio un attimo Certamente, qui. grazie. Come vi chiamate? Marco, Luca. Che classe frequentate? Terzo Terzo anno, di quale corso? Sala barre vendita. Allora poi ci aiuterete ad apparecchiare la tavola. Benissimo, Sì, certo. allora torno con il professore e poi di nuovo da voi. Allora, quali sono gli ingredienti per questo fantastico piatto? Allora, non può mancare prodotti. Oggi mi sono permesso di portare un po' di prodotti nel mio orto, perché sono Benissimo, appassionato quindi anche chilometri meno di zero. veramente 10 metri, giusto per uscire in giardino. Qui Vale. abbiamo del cipollotto, delle carote, del sedano, che in termine tecnico è un mirepoix, quindi è un Io trito. faccio nel frattempo le foto perché poi le mettiamo sul sito, quindi facciamo tutto in diretta. Senz'altro, quindi è un trito, come dicevo, in gergo Allora. tecnico è una mirepoix, facciamo un soffritto leggero, arricchito con pomodorini un po' misti, ho portato un po' di varietà di pomodori. E la particolarità di questo piatto è proprio la pasta mista, c'è una leggenda su questo. C'era un cuoco di Gragnano, paese città della pasta, che praticamente non aveva un solo tipo di pasta per sopperire al numero degli ospiti, quindi una sorta di virtù teramana. Ah, Ha ok. preso un po' tutte le rumasuglie di pasta dalla dispensa e ha creato pasta e fagioli, pasta miscata, si diceva per il mio Perfetto, dialetto. quindi pasta mista. Ma Esattamente. tutta pasta corta come Sì, vedo. è pasta corta. Oppure se c'è lo spaghetto, c'è comunque Si qualcosa fa di lungo, si pezzettini, spezza, trita, si sì, si spezza. cerca di Ok. dimensionarlo. Allora, pomodorini, pasta mista. Le cozze, che ho trovato cozze della Sardegna, quindi Perfetto. il periodo. Le cozze vanno mangiate nei mesi non con la R, la qualità delle cozze sono prettamente estive, quindi hanno una cadenza da maggio ad agosto, quindi un po' fuori stagione, però diciamo che prodotti presi da fuori, ho trovato queste cozze della Sardegna, sono spettacolari. Perfetto, poi vedo delle carote. Carote, sedano e cipolla, la base del soffritto. Olio che Roberto oggi lo somministriamo a Nella siringa. siringa, sì. E questo è un E il tarallo. tarallo, questa è la particolarità del piatto. Non aggiungiamo formaggio perché c'è comunque qualcosa di mare, quindi con le cozze. Quindi va a sostituire il tarallo e il parmigiano? Esattamente. Il tarallo che diventerà così polverizzato è un tarallo in pane bianco con finocchietto, aromatizzato a finocchietto, ed è un prodotto DOP di Agerola che si trova nelle zone sovrastanti di Gragnano, quindi stiamo parlando di piena penisola sorrentina che si affaccia sulla costiera amalfitana. Perfetto, ma per quante persone prepariamo oggi? Da 1 a 100.000 la pirandello, però diciamo che almeno per 5. Questa è una ricetta per 5. Sì, E sì, ci sì. puoi dare più o meno dei quantitativi? Quanto bisogna metterne di Io questo? sono un po' esagerato, sono un ambasciatore del buon gusto, quindi diciamo che sulle cozze siamo sui 3 etti, 4 etti netti, quindi stiamo parlando Perfetto. di 1,5 kg, 2 kg di cozze. Sedano, carote e cipolle, diciamo un quanto basta, perché è un po' come il Ok. sale, una base diciamo sui 60-70 grammi, per non esagerare proprio. Ok. Poi abbiamo Ma anche. questa carota è particolarissima, ma è E la metà di una carota, questa era una un carota carotone. gemella, e la parte l'ho già preparata proprio per la cottura. Ah, ok, va Si vede bene. che grezza, non è trattato, quindi è biologico, veramente del mio orto. Ecco. Questa è mia moglie soprattutto che cura l'orto. Ah, perfetto. Lei. Nascono dei frutti Dei frutti. enormi. Col cuore, quindi un cuore enorme, frutti enormi. Perfetto, va bene. Vogliamo iniziare allora? Certo, allora io ho già messo, siccome il piatto è un procedimento un po' più lungo, i Ah, ecco fagioli, infatti i i tempi per la tempi, realizzazione del diciamo piatto. che i fagioli, siccome sono fagioli che sempre coltiviamo noi, sono dei borlotti, vengono messi in ammollo già la sera precedente, quindi ho messo in ammollo ieri sera.
Stamattina ho fatto una precottura, i tempi sono abbastanza lunghi, diciamo che un fagiolo così sui 35-40 minuti di cottura. Ma come ci rendiamo conto che quanto è ora di cacciare i fagioli? Io parto sempre da un presupposto, va tutto assaggiato, quindi diamo delle indicazioni, in cucina si danno delle indicazioni, però un bravo cuoco penso che deve essere sempre deve il primo, provare, sì, altrimenti non può. Ma pure per dare del cuore al piatto. Una ricetta, se non si dà cuore, rimangono degli ingredienti messi un po' insieme. Lì. Bisogna comunicare. Perfetto, quindi comunichiamo qui dentro che cosa abbiamo messo, quindi fagioli? Allora, c'è fagioli e... E cosa ci abbiamo messo per allora, la c'è del rosmarino, del finocchietto per richiamare un po' il tarallo, del timo e logicamente le cozze che hanno bisogno comunque di... Volevo chiedere al cameraman se si può avvicinare per far vedere come stiamo preparando i fagioli. Eccoci. La base già è pronta. Adesso a questo aggiungiamo un soffritto che facciamo logicamente sul momento. Sì, per aromatizzare tutto, per arricchire tutto. Perfetto. L'olio, la particolarità dell'olio è... olio logicamente delle colline teramane, se ne dà Bellante dove io vivo. Ma dove sta l'olio, scusami? Questo qua. Ah, ecco, è vero, stavo dalla siringa. abbiamo un attimo annullato i classici, movimenti da bottiglia o da oliera. Oggi, sì, anche sì, per professionale. Decorare, c'è una punta per decorare dopo alla fine il piatto. Perfetto. Allora, iniziamo. Certamente. Allora, trito di, la mirepoix, come dicevo prima, di cipolla. Come mi può ripetere? Mirepoix, è un termine francese che indica un po' il trito di cipolla, carota e sedano. Ah, ok. Quindi in cucina il termine tecnico è proprio mirepoix. Un soffritto, okay. Base. Andiamo ad aggiungere dell'olio. Un soffritto leggero. Prima mettiamo... Abbiamo detto sedano, carote e cipolle, poi involata, quindi tagliate e messe subito insieme al sedano, le cipolle e le carote, e i pomodori. Perché tagliate e messe subito dentro? Proprio per evitare il processo di ossidazione che soprattutto il periodo già andato dell'estate, il processo è bello che imminente, i pomodori comunque non sono proprio della stagionalità piena, ma siamo già con prodotti un po' andati come tempo. Okay. Quindi un taglio molto veloce. Facciamo i pomodorini a tocchetti? Come facciamo dei tocchetti. In modo... Ho portato un po' di varietà, che sono arrivato quest'anno con mia moglie a mettere 13 tipologie di pomodori. Quindi da buon terrone, pomodori non devono mai mancare nella nostra... Ma poi li portati tutti su? Perché adesso ti sei trasferito, come sei qui a Giulianova? Io vivo da ormai 8 anni, sono abruzzese. Ah, quindi state qui? È nata anche la mia principessa qui, quindi sono abruzzese allora. Per scelta, per passione, per amore, è una terra che mi sta dando tante soddisfazioni, devo dire la verità. Da quanti anni è che sei all'alberghiero? Dal giorno in cui mi sono trasferito, da 8 anni. Quindi io vengo dall'alberghiero di Vico Equense, fondamentalmente mi sono preparato, all'età dei nostri pargoli, ho vissuto il mitico alberghiero di Vico Equense, che è un po' la storia dell'Italia in quanto alberghiero. Però ho bisogno di qualcosa di più tranquillo, a pochi chilometri dalla mia terra. Dove poter trovare tutto. Ho trovato veramente tutto. Quindi faccio un movimento un po' per non utilizzare le mani. Allora, il pomodoro serve, abbiamo detto, per dare quella particolarità, quella dolcezza in più al piatto, però l'acidità è importante anche per la freschezza del piatto, l'acido ci porta comunque... Quando deve cuocere molto il pomodoro? Come funziona? No, deve rimanere freddo? No, lo appassiamo semplicemente, okay. Quindi basta veramente... Poco. Sì. Ti volevo chiedere una cosa, ma quanti indirizzi ci sono lì all'Istituto Alberghiero di Giulianova? Abbiamo le tre macro aree classiche, che si parla di cucina e pasticceria, sala, bar e vendita e l'accoglienza turistica con ricevimento, ma da quest'anno abbiamo altri nuovi indirizzi. Abbiamo Arte Bianca per i panettieri, che è una figura professionale molto ricercata, c'è veramente una carenza di... Quindi proprio un corso specifico? C'è una qualifica professionale. Qualifica professionale di pasticceria, che è un'altra figura che un po'... Purtroppo, visto il sacrificio del duro lavoro, i giovani sono pochi che si avvicinano ai lavori, quelli belli, i mestieri, quei tosti. Sì, 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 sì.
Poi abbiamo la novità delle novità, che è il corso di estetica. Il corso di estetica che... Ma l'indirizzo sempre all'interno dell'Istituto Alberghiero? Sì, ormai siamo un polo, ci stiamo avviando verso il polo tecnologico e professionale, tecnico e professionale. E il corso di estetica l'abbiamo proprio partorito come idea all'IPIAS, che è il vecchio istituto professionale ed artigianale. Quindi diciamo che rispondiamo un po' alle esigenze di ciò che sono le professioni attuali e quelle da rispolverare, perché l'arte bianca è antichissima. Lo diciamo per invogliare anche i giovani a dire: un certificato di qualifica ti mette sul lavoro con professione, con più. Ma già dal primo anno i ragazzi scelgono l'indirizzo oppure dal terzo anno? Come fanno funziona? Hanno una base prepedeutica, logicamente si devono rendere conto. I primi due anni quindi sono uguali per tutti? Sì. Diciamo che l'estetica no, estetica partono già in quarta perché non hanno bisogno del percorso, diciamo, della base di ristorazione e ospitalità alberghiera. Però gli altri sì, hanno una base del biennio e poi al terzo anno scelgono per il certificato delle competenze, ossia la qualifica. Devono arrivare tutti al quinto anno oppure rilasciate degli attestati al terzo anno? Noi invogliamo sempre al quinto anno perché ti dà l'accesso anche a un'iscrizione del REC, quindi i ragazzi non devono più pensare vado a lavorare per. Io parto sempre dal presupposto che i ragazzi devono lavorare prima di tutto per soddisfazione personale e poi manca l'imprenditore, quello vero, quindi... il diploma è un po' il completare l'opera. Formare a 360 gradi anche per aprire un'attività proprio. Noi siamo come scuola forse l'unica ad avere l'accesso direttamente all'iscrizione, come dicevo prima, al REC e avere già tutte le abilitazioni. E la registrazione a Camera di Commercio, quindi in azienda a tutti gli effetti. Apertura della partita IVA che oggi va fatta in giornata. Quindi come dicevo anche abilità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro che non è da sottovalutare e la certificazione per quanto riguarda la HACCP, che le buone prassi di igiene e sanificazione degli ambienti e della. Quindi viene fatto tutto all'interno del vostro tutto nel percorso dei 3 e 5 anni. Sì. Benissimo. Vediamo quante più informazioni possibili, in modo che i prossimi ragazzi, prossimi ad uscire dalle scuole medie, possano pensare anche... Sì, ringrazio Ludovica per l'occasione. Però, facciamo diciamo conoscere, perché magari questi corsi nuovi, magari una persona non lo sa, lo vorrebbe fare, li promuoviamo, infatti, li facciamo conoscere. Ne approfittiamo. Sarà contento il preside, perché lui ormai ci tiene al buon diciamo il nome della scuola. Veramente abbiamo creato degli ottimi team che poi alla fine è un solo team. Ci teniamo veramente al lavoro della scuola, ci teniamo veramente alla formazione dei ragazzi. Io ho una massima, sono un giovane antico, mi reputo. Il nostro stipendio non è quello che percepiamo ogni mese, il nostro stipendio è quello che dopo anni ti chiama un ragazzo. La soddisfazione. Prof, sono a Dubai, ho un ragazzo che è un sous chef all'Armani Palace a Dubai. Quindi quello è il vero stipendio che raccogli dopo anni, il frutto proprio di sacrificio e tutto quanto. Allora, è bello anche la passione che voi professori quindi ci mettete nel fare questa professione. Non è fantastico. Non è più col professore una volta, niente da togliere, però c'è più anche un rapporto diverso, un bel feeling tra i giovani e i professori. Dobbiamo rispondere. È cambiata anche un po' la scuola. Sì, i rapporti con i ragazzi. Oggi siamo tutti social, quindi abbiamo i nostri gruppi WhatsApp per scambiarci le notizie. Si impara tantissimo dai ragazzi perché la scuola. È uno scambio reciproco. Sì. La pagina Facebook. Bellissimo. L'avete aperta a proposito? Sì. Procediamo con questo soffritto, intanto io sistemo la lavagnetta perché ci sono messi a parlare e mi sono dimenticata di far vedere gli ingredienti. Purtroppo è il mio lavoro, io sono un comunicatore, ma tu nemmeno scherzi. È vero. Quindi si parte dal soffritto. Allora, abbiamo aggiunto il soffritto alla base per la pasta e fagioli e io direi che possiamo anche dedicare questo momento alla nostra pasta. Perfetto. Bye bye da cruda. Ci ma vediamo. Mettiamo tutto quanto dentro la pentola? Sì. Si cucina lì. Questo anche per le signore si risparmia un po', bel po' di pentolame, un bel po' di cose. Perfetto, anche per me con la pentola sola facciamo tutto. Esattamente. Poi diciamo che la pasta e fagioli è un piatto unico per la sua, diciamo, caratteristica ed è un piatto unico anche per le caratteristiche proprio alimentari, cioè ricche di fibre, ricche di proteine, ricche di un tutto. Un pasto completo. Completissimo. Io vorrei far vedere l'evoluzione di questo piatto, perché i colori, il profumo, mi dispiace, non possiamo farvelo sentire. Garantisco però. Io. I colori ci sono tutti. I colori ci sono. È vero.
Allora, abbiamo 10 minuti di cottura, giusto il tempo di cottura della pasta. Io nel frattempo continuerò a parlare un po' di questa scuola perché mi appassiona la cosa. Allora, la scuola, come dicevo prima, è la scelta di uno stile di vita. Perché fare l'istituto alberghiero non è più faccio scuola, mi formo e vado a lavorare. Diciamo che le opportunità sono immense. Ma in terza media già i ragazzi riescono a capire quello che poi vogliono fare da grandi, non è un po' troppo presto? No, io penso che... Hanno le idee ben chiare? Io penso che, a parte sì, c'è ormai le passerelle, gli esami integrativi che si passa da una scuola all'altra con molta facilità, però chi sceglie già di fare la professione cuoco, la professione cameriera, la professione barista, la professione dell'addetto al ricevimento, penso che sia un po' la vocazione come ce diventare... Ce l'hai dentro, lo senti sì, già. Sì, è una vocazione. E io ho litigato con i miei dall'età di... da sempre, da 9 anni, perché mio padre aveva un po' di imprese... Progetti differenti. Sì, sì, aveva imprese sul trasporto, sull'edilizia, però io già 9 anni, 10 anni voglio fare l'alberghiero. Ma la domanda era, logicamente, da dove esce l'alberghiero? Alla fine anche mio fratello, che insegna anche lui, è rimasto giù a Vighe Quenze, insegna cucina ed portiamo avanti un po' questa novità in famiglia, che erano tutti altri settori merceologici, però noi abbiamo deciso questo stile di vita, perché è un sinonimo di libertà, un sinonimo di rapportarsi con le persone, viaggiare. Ed è bellissimo. Ma quali sono gli indirizzi più richiesti? Non c'è un indirizzo più o meno. Diciamo che oggi abbiamo raggiunto dei livelli molto, molto equi. Questo ce la racconta tutto, perché vuol dire che effettivamente il numero è esorbitante. Noi abbiamo una scuola comunque di 600-700 iscritti, penso, i numeri sono questi qua. Con tutto il polo siamo a mille iscritti circa. E non c'è un indirizzo, sicuramente la cucina è più... Ma per la maggiore, perché comunque è più sponsorizzata, sì. Abbiamo anche comunque le TV, i social... Che... E questo ti volevo chiedere, ma quanto influiscono i social nella scelta della professione che si andrà a fare in futuro, della scuola, dell'indirizzo? Hanno una grossa incisione sulle scelte, però diciamo che poi vediamo che man mano, ecco perché la possibilità al terzo anno di scegliere. L'età di 15-16 anni uno si orienta veramente per le proprie passioni, per il proprio sentiment. Ad influenzare sono molto anche i programmi televisivi, tipo Masterchef, tutti questi programmi qui, in particolare quelli sui nuovi canali, canali giovanili, dove sì. Si cucina, si prepara, nuovi mestieri, nuovi lavori. Nonostante i social, diciamo che ormai noi ci siamo ridotti allo smartphone, che siamo tutti social in qualsiasi posto del mondo, la TV anche ha ancora il suo fascino. Sì, format come Masterchef, come altre situazioni, che diciamo un po' la madrina è stata la Clerici a portare sì. La cucina un po' in casa di tutti. Però voglio sfatare questa cosa dello chef spettacolo. Lo chef è uno che lavora 18 ore anche in cucina, è uno che veramente che suda, se la con suda. Il caldo, sì. Con i fuochi accesi, d'inverno, estate, sempre. Consiglio che do, o veramente ci metti passione, scegli questo stile di vita, o il sacrificio diventa triplo. Che già per noi appassionati è un vero sacrificio passare Natale, Capodanno, le feste da calendario rosso, sono i maggiori giorni. Certo, in cui si lavora maggiormente, sì, di sì, più. Sì. Quindi solo gli appassionati o chi magari è intenzionato a farlo, metteteci sempre la passione, ma come tutti gli altri lavori però. È vero, è vero. Lo fa più volentieri e ti pesa meno. Quello che dico sempre ai nostri pargoli, noi la differenza tra chi sceglie l'alberghiero come stile di vita e chi sceglie altro tipo di attività, l'altro tipo di attività, nulla togliendo, è cinema, quindi una pellicola già vista, stai alla macchina, fai il tuo lavoro da macchina, eccetera, eccetera. Per ci noi, metti il cuore, la creatività. Per noi è teatro, quindi o sei napoletano, o sei napoletano perché vedi una giornata di lavoro sempre diversa dalle altre, o chi spaventa il nuovo, questo è impressionante, come lavoro ti spaventa veramente, però chi lo fa... Come me, assolutamente. Ma si vede grazie. Che lo fai con il cuore. Sempre. Che punto sta la pasta? Ci siamo. Ma come deve essere il dente? Un po' di allora, io voglio far vedere l'evoluzione che diventa un po' una crema, perché l'amido della pasta con ciò che è anche l'amido dei fagioli diventa una crema. Quindi
Ci siamo quasi, ci siamo. Ancora un paio di minuti. Poi questa deve riposare. Ah. A me non piace brodosa, le minestre... Va un po' ritirata, si deve ritirare un pochino. Sì, perché diciamo che una volta che evapora un po' tutta l'acqua superflua rimane proprio l'essenza dei profumi, dei sapori. La pasta deve riposare, deve veramente prendere l'assetto. Noi la traumatizziamo, dal crudo la passiamo al cotto in 10 minuti, quindi ha bisogno di un attimo di riposo. Quindi quanto tempo? Un quarto d'ora, 10 minuti deve stare? La cottura della pasta, sì, sui 10-11 minuti. No, dopo minuti. Una volta cotta deve stare 10 minuti, il tempo qualche di ritirare un pochino? Qualche minuto. Lo vediamo quando ho preso l'aspetto ottimale. Benissimo. Va bene, assaggiate voi? Assaggiamo tutti, guarda, a questo punto è il momento più bello, non possiamo che fare diversamente, siamo in quattro. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo lì? Sì, lo mettiamo lì. Che... Ok. Chef, posso chiamarti così? No, non va bene, diciamo, non è corretto. Che sono un appassionato di cucina, ma non voglio togliere... Niente allo chef, agli chef veri. Sono un appassionato. Però in questo caso, a casa nostra, per me sei più che uno chef, perché vedo che questa pasta è veramente fantastica. Adesso la vorrei assaggiare, questa volta mi tolgo anche un po' del mio, faccio solo un assaggio perché voglio assaggiarla anche con gli altri ragazzi della scuola, dobbiamo provare tutti insieme. Il cibo è convivialità, quindi è ovvio che dobbiamo condividere tutto. Se no io vado e li mangio tutto. Non me la mettiamo sul sì, piatto? Sì, la impiattiamo. Ok. Impiattiamo, la finiamo perché logicamente dobbiamo finirla con poi dobbiamo aspettare la anche... particolarità. Sì. Allora, è riposata. Per me pasta riposata significa proprio questo. Non brodosa. Quindi... E andiamo a completarla con il nostro tarallo di agerola al finocchietto. Secondo me tutte le signore a casa si mettono lì oggi e rifanno questa pasta. È per me un motivo di orgoglio perché... Perché la presento veramente... comunque la mia terra, quindi il tarallo che prende, diciamo, il posto del formaggio. Allora, ragazzi, assaggiate anche voi, dai. Devo un attimo terminare con... Ah, perché facciamo una decorazione con l'olio? Sì. Addirittura. Ma anche per, oltre all'aspetto decorativo... Ma poi decorativo, in questo modo non rimane soltanto sopra? E col cucchiaio va rimescolato. Ah, okay. L'olio serve anche per insaporire di più il tarallo. Quindi non è una decorazione proprio, diciamo, che va in primo piano, ma è giusto per dare anche l'importanza all'olio. Ah, l'olio delle colline bellantesi, come dicevo. Benissimo, dai, assaggiamo che sono curiosa. Prego, prego. Sono io la prima ad assaggiare. Vediamo allora. A scuola me la rifaccio però, Ce la mangiamo a casa. La proponevano ai vostri genitori. Ma è deliziosa. Ludovica, però un cucchiaio. Ah, è vero, Scusate, assaggiate anche voi. Se ne approfitta, visto? Avevo anticipato che non me ne sarei approfittata, invece... Vuol dire che è piaciuta. È veramente, ma veramente buona. Com'è? Buonissima. Poi questo sapore di cozze è così, proprio un piatto... C'è un piatto di mare, però anche invernale, c'è un misto. Diciamo che questo lo si può riproporre anche in piena estate, perché però raffreddato, logicamente, col caldo soprattutto che ho fatto l'estate scorsa, è normale. Però raffreddato, questo per gli amatori della pasta e fagioli, anche il giorno dopo. Saltato con un soffritto un po' più ricco, pasta riscaldata il giorno dopo è fantastica, assume ancora di quindi più. Quindi se ne può fare anche un po' di più. Io ti vedo che sei in pole position, io prego. Infatti non avevo abbandonato il cucchiaio. E sì, buona. Vabbè, poi dopo questa come sempre la dovete lasciare perché poi me la gusto con calma. Vedi la particolarità del tarallo, del finocchietto? Non ha quella irruenza di un pecorino, di un parmigiano, eccetera, eccetera, però dà quella esaltazione dei sapori. E l'olio, senti l'olio? L'olio è proprio... Buonissima, buonissima. Dovete rifarla, signore, perché veramente garantisco che è ottima. Grazie. Adesso invece cosa facciamo? Prepariamo la mise en place con i ragazzi. Completiamo l'opera. Il piatto va servito, va animato. Un cuoco può essere bravo quanto vuole, se non c'è chi lo rappresenta in sala con gli ospiti e con i clienti, rimane semplicemente un piatto. Noi gli diamo l'anima, gli diamo il cuore. Perfetto. Quindi il servizio.
Servizio. I ristoranti che si, tutto rispetto dei colleghi cuochi, il ristorante che si limita ad avere solo il nome dello chef è un mezzo ristorante. Il servizio va a completare. È vero, vanno anche spiegati poi gli ingredienti, esatto. È bello anche sapere. Va bene, allora ci trasferiamo di là, vediamo un attimo con i ragazzi. Io faccio faccio una riassettata. Va bene. Grazie Ludovica. Ad assaggiare questo buonissimo piatto sono con Piero Romanelli che ci verrà a trovare domani per una nuova puntata. Che cosa ci preparerai? Una cosa di stagione, della zucca, zucca con specchi, una pasta con zucca con specchi. Perfetto. Nel frattempo i ragazzi dell'Istituto Alberghiero ci faranno vedere come bisogna fare la mise en place, come sistemare il tavolo. Venite pure. Allora, tovagliolo, allora dipende dalle portate, se c'è solo un primo va solamente la forchetta a destra, quando c'è anche il secondo va coltello a destra e forchetta a sinistra, in questo caso che c'è anche la minestra va usato il cucchiaio, solamente il cucchiaio. Perfetto, allora aspettiamo la pasta. Pronti. Ci mancano i bicchieri. Sì. Vai. Di sopra alle forchette sulla punta a destra, sempre in questo modo? Sì, se prima il bicchiere da acqua e poi quello da vino. Benissimo, siamo pronti per assaggiare questa pasta. Anzi, grazie ragazzi, noi continuiamo a mangiare e ci vediamo sicuramente per un'altra puntata con voi. Nel frattempo voglio salutare anche il professore. E con questo abbiamo concluso un po' l'opera, come dicevo prima, il servizio. La prossima diamo parola ai ragazzi però, facciamo vedere effettivamente la nostra formazione con i ragazzi. Certamente, siete sempre benvenuti. Grazie, grazie dell'opportunità. Allora salutiamo le signore a casa, noi ci mettiamo all'opera, iniziamo a mangiare e ci vediamo domani con una nuova puntata. Buon appetito!